Il dipinto Le Muse Inquietanti fu realizzato a Ferrara tra il 1917 e il 1918, mentre Giorgio De Chirico, in piena Prima Guerra Mondiale, svolgeva il suo servizio militare insieme al fratello Alberto. La città, per la sua particolare forma urbanistica e architettonica risalente al Rinascimento, fornì importanti spunti di ispirazione all'artista. La geometria ordinata delle strade rispecchia molto fedelmente lo spirito presente in molti dei suoi quadri. Soprattutto nelle opere appartenenti alla cosiddetta serie delle piazze d'Italia, Ferrara fornisce la cornice ideale a questo, che tra i dipinti di De Chirico è il più noto, diventando la città metafisica per eccellenza. Le Muse Inquietanti è una specie di manifesto della poetica metafisica. In questo olio su tela, di 97 cm x 67, appartenente oggi a una collezione privata, troviamo tutti gli elementi più utilizzati dal De Chirico metafisico. Spazi cittadini deserti con prospettive deformate, ma anche statue e manichini al posto delle persone. Sono espedienti, usati dal pittore, per confondere forme prese dalla vita di tutti i giorni, ma che insieme producono un effetto destabilizzante. Tutto quello che si vede nel dipinto lo si riconosce chiaramente. Un castello, tre statue, una fabbrica, un bastone, una maschera e due scatole. Le statue, però, al posto della testa, hanno manopole ed elementi simili a quelli che ritroviamo nei manichini. Sicuramente, lo spettatore comincerà a chiedersi il perché della scatola in terra e cosa ci fanno lì quelle strane statue. Mistero. Anche il pavimento è bizzarro e sembra scivolare verso di noi come se la prospettiva fosse sbagliata. Ma De Chirico la prospettiva la sapeva fare bene, quindi tutto ciò serve a comunicare un senso di mistero e di stranezza. Le Muse Inquietanti raffigura una piazza, ma al posto del selciato ha delle tavole di legno che ricordano più un palco teatrale che una piazza cittadina. Sullo sfondo a destra vi è il castello Estense di Ferrara, mentre a sinistra il pittore colloca una fabbrica con delle alte ciminiere. Queste due strutture agli antipodi mostrano la contrapposizione tra antico e moderno, ma si può notare che il castello ha le finestre buie, elemento che fa pensare che non sia abitato, mentre la fabbrica ha i camini che non fumano, segno che nessun lavoratore sta svolgendo la sua funzione all'interno. Se poi si osservano le due parti del quadro separate dalla linea d'orizzonte della piazza, si può notare che sono realizzate con due punti di vista diversi. Una visione dall'alto per la parte inferiore, mentre la parte superiore è dipinta utilizzando un punto di vista più basso. Il manichino in primo piano sulla sinistra ha la metà inferiore che richiama le pieghettature verticali sottili e parallele, tipiche delle vesti classiche presenti nelle statue greche. È un elemento che riconduce naturalmente all'infanzia del pittore vissuta in Grecia. La cultura greca classica ha dato a tutta l'attività pittorica di De Chirico una continua ispirazione, sia poetica che formale, soprattutto quando il pittore abbandonò lo stile metafisico durante la maturità. L'altro manichino, seduto in secondo piano, ha la testa separata ed è posta ai suoi piedi, che ricorda quelle maschere africane, fonte di ispirazione per artisti come Pablo Picasso, appartenenti all'ambiente parigino di inizio secolo. La testa così staccata e appoggiata a terra diventa la traccia di quella modernità stilistica che De Chirico ha sempre rifiutato.